Buonasera a tutti. Io porto orgogliosamente a tutti voi il saluto del sindaco metropolitano Marco Doria, che mi ha delegato a rappresentarlo e ad accogliervi in questo splendido salone. Saluto la signora prefetto, le autorità civili e militari presenti in sala, tutti quanti hanno collaborato a questa meravigliosa iniziativa, il presidente Ronzitti, gli illustrissimi, non illustri, illustrissimi relatori, e gli ospiti speciali di questa serata, che sono i partigiani e le loro famiglie che verranno insegnati di questo importante riconoscimento da parte dell'ILSREC e che sono anche supportati dal calore e dalla vicinanza degli amici dell'AMBI. Il programma, come ha detto il Presidente, è ricchissimo, non ricco, pertanto vi ruberò solo qualche breve minuto per una riflessione che si riaggancia con quello che il Presidente e la signora prefetta hanno già detto. Intanto non posso non sottolineare, partendo, quanto ancora una volta io sia ammirata dall'acutezza con cui sempre il Presidente Ronzitti è in grado di cogliere quali sono gli argomenti inderogabili di cui trattare sempre in ogni circostanza, perché oggi più che mai davvero credo sia importante ricercare, indagare quali sono i frutti della resistenza, e credo che essi possano essere colti al meglio proprio entrando in quelle sale in cui l'Assemblea Costituente li ha elaborati, discussi, condivisi, fatti propri ed assunti come valori per tutta la nazione. All'indomani della liberazione l'Italia era un cumulo di macerie, materiali e morali, e gli italiani erano un popolo senza casa. La volontà di una Costituzione democratica era di tutti e se ne sentiva forte l'urgenza. E in questo clima la volontà dei costituenti, nonostante tante diffidenze, fu quella di collaborare, indipendentemente dalle provenienze politiche, ad un progetto comune, costruire una casa sicura in cui fosse possibile finalmente sentirsi reciprocamente garantiti. Come disse Aldo Moro, che partecipò giovanissimo all'Assemblea, in circa un anno e mezzo di serrato e difficile lavoro furono cristallizzati i valori di una civiltà, furono definiti cardini della convivenza civile e posti principi orientatori della futura attività dello Stato. L'esperienza della guerra aveva reso determinati gli animi verso questi obiettivi e vecchi e giovani di tutti gli orientamenti politici lavorarono insieme per mettere al centro della Costituzione la democrazia, il lavoro, i diritti della persona, e mantennero la capacità di coesione anche quando si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione in un clima di grande crisi. Ciò non influì nel lavoro, anzi portò ad un patto approvato con la maggioranza del 90% dei votanti, tutti praticamente esclusi gli estremisti. E quel patto non fu un compromesso, non fu una forma di consociativismo, non fu un espediente. Fu costruito un edificio nel quale confluirono, al di là dei contrasti, anche molto aspri e talvolta cruenti, le tre grandi componenti ideali del Paese, quella liberale, cattolica e socialcomunista. A pensarci oggi, come ha detto il Presidente, sembra davvero un miracolo. Nella Costituzione che ne è scaturita è insito il richiamo ai valori della resistenza, ma anche al meglio della tradizione politica italiana. Una forte critica al presente, ma anche una straordinaria progettualità che ci chiama in causa ancora oggi. C'è l'impegno dello Stato a dare risposte ai cittadini. C'è una forte affermazione di solidarietà civile, c'è il netto rifiuto della guerra, posto come un valore in un momento in cui l'Italia non è in grado di aggredire in modo bellico nessuno, ma che apre per il Paese un lungo cammino di pace nel solco dell'integrazione e della collaborazione internazionale. L'Assemblea Costituente, insomma, ci ha tracciato la strada. E sono evidenti le basi etiche che ci sono state indicate. Il punto è che sta a noi adesso proseguire. È una persona che stimo molto, molto davvero, e mi ha delegato oggi a rappresentarla,
Qualche giorno fa, di fronte a un mio momento di pessimismo, di sconforto che ogni tanto coglie, mi ha ricordato che fare politica vuol dire mettersi a disposizione per un certo periodo di tempo per il bene comune, orientando la propria azione ad un nucleo di forti valori di riferimento. E ho ripensato a quella frase preparando il mio intervento e ci ho visto dentro il sacrificio dei resistenti, la fatica dei costituenti e insieme però anche il volto di tanti e tante che si adoperano ancora oggi con onestà, serietà, abnegazione per il bene della polis, della nostra comunità. Ma soprattutto da quel richiamo alla base etica del nostro agire, io mi sono sentita tirare non solo come consigliera, ma come figlia, come madre, come moglie, come insegnante, quante responsabilità. E allora mi sono convinta che per andare avanti dobbiamo ritornare indietro, ripensare tutti a noi stessi, non come individualità, ma come a parte di una comunità interdipendente. Tutti insieme dobbiamo interpretare il nostro ruolo, qualunque esso sia, ponendo obiettivi eticamente alti al centro del nostro agire e il rispetto e la vicinanza umana al centro di ogni relazione. Trovare convergenze, spazi di discussione e mediazione al di là e al di sopra di ogni basso calcolo particolaristico, allora sarà di nuovo possibile. Collaborare ai fini di uno scopo comune è possibile. Darsi regole e giungere a patti che non siano meri compromessi, ma siano volti a creare una casa sicura per tutti, non solo non è impossibile, ma è già accaduto. Anzi, solo così si può sperare di uscire con dignità da ogni crisi e solo così potremo raccogliere degnamente il testimone che ci hanno dato queste persone, mio zio di cui sono orgogliosissima e che hanno combattuto e rischiato la vita per la loro patria, che oggi verranno insegniti di un prezioso riconoscimento e anche immagino del nostro abbraccio ideale. Grazie.